Salve gente, eccoci ritornati alla postazione ordinaria con questo bijou, è un cerchietto gioiello che mi è stato regalato tempo fa e proviene da una mostra d'artigianato di alta qualità mi sembra si chiami, che avviene ogni anno a Lecce città. Voglio parlarvi un po' dei bijou che ho ricevuto in questi periodi, bijou strettamente collegati, diciamo, alla stagione e quindi da sfoggiare nel periodo estivo, anche perché diventa complicato nel periodo invernale indossare colori sgargianti. Il primo ordine che ho fatto circa 2 mesi fa proviene da Rose Wholesale. Devo essere sincera, in passato avevo fatto un ordine da semi dress, un ordine anche notevoli costi. Nulla, praticamente è andato smarrito. Semi dress comunque mi ha rimborsato totalmente la spesa, però volevo riordinare alcuni bijou tipo questi che sono veramente deliziosi. E quindi, non volendo rischiare nuovamente di trovarmi nelle condizioni di avere problemi di smarrimento di pacchi e quant'altro, ho voluto ordinare da Rose Wholesale. E da Rose Wholesale sono venuti fuori questi fantastici orecchini, ed è il primo paio. Il secondo paio di orecchini invece è questo qui, è un po' alla Shoruk maniera, diciamo. Io ho il terrore di queste cose perché il rischio di romperli è veramente alto, li indosso uno di un colore e uno dell'altro. Eccolo qua. Questo è veramente molto carino, molto molto molto. Queste sono le dimensioni, non pesano tantissimo, immaginavo un peso esagerato, invece no, sono molto portabili, non danno problemi alle orecchie. Insieme a questi ho ordinato i fantastici Inspire di Dior in color rosa, però in tutta onestà questa punta di rosa non mi piace granché, cioè carina per carità, molto poco invasiva, diciamo, molto fine, come direbbe una mia cara amica. E li ho ordinati anche bianchi, che sono simili a quelli che indosso nei vari outfit. Non lo so, mi sanno di un prolungamento dell'orecchio, non mi piace come effetto. E il must have di questo ordine è una collana che ho desiderato tanto, ma che ahimè è arrivata rotta in più punti e sono riuscita a sistemare. E poi con delle pietre staccate, come qua e anche più giù, pietre che provvederò ad attaccare perché comunque sono rimaste nella bustina. Molto bella, è carina, fa molto effetto, però peccato che è così, ecco, scusatemi, magari mi alzo un po'. Eccolo qua. Molto bella, molto, molto carina. Poi leggera, portabile, ecco qua. Bella. E certo, la qualità è quella cinese, insomma, ecco. Il costo dell'ordine totale sarà stato una quindicina di euro, non di più, più o meno, pressappoco. Non lo so se mi sento di consigliare questa tipologia, scusatemi, mi immergo, questa tipologia di prodotti, non lo so, perché sono molto Chinatown, diciamolo, ecco, in maniera molto esplicita. Comunque, altro ordine l'ho effettuato da Tide Buy o qualcosa del genere. Dicevo, l'altro ordine l'ho effettuato da Tide Buy e ho voluto riacquistare il vestito con la parte superiore a rete ed eccolo qui. Di questo ho potuto, bianco però, di questo ho potuto prendere una taglia più grande, o meglio no, XL. Proprio perché in virtù del fatto si trattasse di un abito bianco, non volevo che l'aderenza magari procurasse insomma,
delle trasparenze non desiderate, diciamo, ecco. Pertanto ho preso una taglia un po' più grande che in genere fermo in vita con una cinturina a catenella, in modo da arricciare, insomma, sblusare, perché rispetto a quella di Romwe, scusate, questa è molto più lunga, perché quella che io ho acquistato in nero da Romwe è prima di tutto diversa nella rete, è molto più curata, è molto più carina, devo essere sincera. Questa costa anche meno, però insomma, è fatta anche un po' blanda, fili, cose, vabbè, comunque costa meno. Però ho riscontrato il fatto che sia bella lunga, cioè questa è tutta la lunghezza che parte dall'ascella. Fin giù mi arriva oltre il ginocchio e quindi per ovviare questo problema della lunghezza esagerata, con una cinturina minimal, tendo a stringerla un po' sulla vita e insomma, a fare un po' di gioco. Insieme a tie by, cioè, insieme a questo vestito da tie by, ho acquistato questa collana, che è ovviamente anche questa una bellissima cinesata, ma che vi dico, che devo dire, se non altro costa quanto vale, insomma, ecco, diciamocelo, eccola qui. Questa è la collana ed è carina su via, su un outfit con un vestito a fascia, con una maglietta a fascia, veramente molto carina, insomma, fa la sua figura, certamente, è plastica, cioè si vede che è plastica. Sempre da Tide By ho acquistato anche insieme al vestito e alla collana questi orecchini che sono veramente molto molto deliziosi, anche perché ho scelto il giallo perché appunto sicuramente era più luminoso rispetto al fucsia o comunque rispetto al blu, mi ricordo il celeste, e comunque sono deliziosi perché ovviamente sempre una cinesata, però sono carini, insomma, su via, da mettere insieme alla collana, non sono molto invasivi e vanno più che bene, diciamo, ecco. L'altro acquisto che ho fatto e che ho adoperato tanto nel periodo estivo sono dei bracciali magnetici che ho acquistato in spiaggia alla cifra di 1 euro l'uno. Magari visti lì, non sono, diciamo, appetibili. Non risulterebbero tanto appetibili, mentre poi visti insieme o comunque indossati sono veramente carini. Questi sono dei bracciali, ma con la calamita. E la cosa carina è che l'uso che se ne può fare è anche di una collana. Tipo questo bianco io l'ho adoperato molto a collana, a girocollo, diciamo, ecco. Ecco, questo bianco è molto carino. Dà molta luce anche perché c'è questa biglia con gli strass ed è carina. E altrimenti li ho messi in serie e ho scelto proprio dei colori abbinabili o comunque dei colori caldi per abbinarli tranquillamente con un po' di tutto. Insomma, ecco, questo è l'effetto messi insieme. Questo è il marrone. Ad 1 euro l'uno è stata veramente una cosa carinissima perché poi sono stati scoperti. E poi insomma sono andati a ruba perché ho visto che attualmente gli ambulanti non ne hanno più, cioè nel senso sono stati venduti, sono stati, come devo dire, gettonatissimi questi braccialetti, eccoci qua. Guardate che bel effetto. Se vogliamo possiamo anche aggiungerci quello bianco e siamo a cavallo, insomma, ecco. Così. Carini. Sono carini, minimal, cioè minimal, diciamo, se non ci si indossa altro vanno bene questi, insomma, sono carini. E poi, sempre dello stesso modello e quindi con magnete, ho acquistato quest'altro trio di braccialettini che sono verde, viola e giallino acido. Anche questi molto molto carini. Messi insieme sono veramente una delizia e magari vi metto una foto perché ci impiego un'eternità per agganciarli. Eccoli qui, questa è l'idea. Ecco qua. Sono carini. A 1 euro, pensa un po',
Il problema è che si sono già ossidati purtroppo perché ovviamente acquistati in spiaggia non è che si possa pretendere molto. Sempre della serie Noi amiamo i bijou, ve ne ho parlato anche in un altro video, di una ragazza che produce questi orecchini ed è di Bari, quindi una mia conterranea che saluto tanto tanto, saluto tanto, ma soprattutto tanti complimenti bisogna farle perché è veramente brava. Gli orecchini arrivano in questa confezione, chiusi. E non vi dico che cosa mi è arrivato. Sono un amante degli orecchini, non so se si è visto, ma proprio un amante sfegatata. Questo è suo, creato da lei, molto minimal, direi anche tanto nature, però queste pietre, questo abbinamento tra turchese e rosso lo rende particolarissimo. Intorno c'è tutta corda, è corda sottile. Ed è il primo. Il secondo modello, che è quello diciamo più simpatico, è questo. È romboidale e viene applicato per lo cioè per l'angolo, quindi non rimane quadrato addosso, eccolo, rimane in questa maniera. Eccolo qua. Ed è una delizia, veramente una delizia. Guardate. È tutto fatto a mano, eh? Anche questo è fatto a mano, eh? E l'ultimo, che è poi quello che mi ha fatto impazzire di più, e che ha anche un costo importante, diciamo, rispetto agli altri, è questo. Guardate cosa non è. Veramente bello. Non pesano e quindi questa è come devo dire, una cosa a suo favore ed è veramente bello. Ora tolgo questo. Aggancio anche l'altro, così chiudiamo questo video. Perché penso non ci sia altro. Chiudiamo questo video con questi fantastici orecchini a forma di piuma. E ringrazio tanto Miss Carla Pink perché l'aumento esponenziale dell'utenza e degli iscritti su questo mio piccolissimo canale è anche merito, no, è anche e solo merito di Miss Carla Pink, che ha un canale ovviamente qui su YouTube e sicuramente chi mi sta guardando conosce anche Miss Carla Pink e mi ha citata in uno dei suoi video e così una sera di botto ho visto un aumento di iscrizioni. Ho detto sicuramente sarà stata lei perché è una ragazza che conosco da molto tempo, è una ragazza simpaticissima che fa degli outfit molto giovanili, poi lei è giovane, io sono una vecchietta, lei è giovane. E nulla, quindi la ringrazio di cuore per avermi nominata. Ciao a tutti.